Allora, come sta la squadra? C'è stata questa notizia dell'infortunio di Darmian. Sì, Matteo nell'allenamento dell'altro ieri, a fine allenamento, ha avuto un problemino valutato dal medico e dove c'è già stato un comunicato, quindi domani non farà parte della partita. Invece con lui e Alberto Grassi. Invece hai recuperato Kučka, la tua idea in un caso così, non sto parlando di Kučka specificamente, in un caso come questo dove un giocatore si allena 3 o 4 giorni e poi può rientrare, preferisci metterlo dall'inizio e poi toglierlo oppure... Sono valutazioni da fare di solito quando uno rientra da un periodo lungo, ma non mi riferisco solo ed esclusivamente a questi infortuni, un po' da tutto il percorso che lui ha fatto dal ritiro di quest'estate, dove ha avuto una serie di problemini e quasi sempre farlo subentrare. Però questa è una valutazione che farò, ma bisogna considerare anche il fatto che si gioca lunedì sera e poi si rigioca subito il sabato con la spalla, quindi per quanto riguarda Cuco è una valutazione che farò in base anche allo staff medico, quello dirà lo staff medico, però bisogna stare attenti perché due partite così ravvicinate per uno che rientra da un periodo è rischioso. Però ripeto, questa è una valutazione che metterò fino all'ultimo. È chiaro che poi di solito il vantaggio è che se magari ci dovesse essere una recidiva, se parte dall'inizio si brucia un cambio, se invece subentra e si rifà male, ma sotto quel punto di vista lui è guarito, quindi cerchiamo di pensare positivo e soprattutto, ripeto, farò delle valutazioni in base al fatto che poi si rigioca anche un giorno prima. Senti, e gli altri invece? Perché questa è la terza partita in 9 giorni, mi sembra. Ma devo dire che analizzando le partite, devo dire che a livello fisico la squadra si è ben comportata, no? A parte il secondo tempo della Lazio, ma non credo che sia una situazione di fisica, più che altro è una questione di mentale, perché sin dal quinto minuto del secondo tempo non abbiamo fatto benissimo. Detto questo, però, nella partita che abbiamo affrontato con il Sassuolo l'altra sera abbiamo fatto una partita intensa, quindi abbiamo sprecato molto, però è anche vero che abbiamo avuto un giorno in più per recuperare e preparare questa partita. Non so se sei d'accordo, è un Torino molto cinico, compatto, squadra rognosa, l'ha dimostrato col Milan dove ha faticato, però alla fine è riuscito a vincere. Ma la partita contro il Milan dice che finché il Milan ha cercato di giocare palla, il Torino ha avuto delle difficoltà. Il Torino è una squadra molto forte sia a livello fisico che a livello tecnico, una squadra che viene ad aggredirti in avanti. Spesso e volentieri e gioca a tutto campo sul riferimento, quindi sotto quel punto di vista sappiamo le loro caratteristiche. È chiaro che nel momento in cui poi tecnicamente il Milan ha commesso qualche errore, la partita si è andata a sporcare sull'aspetto fisico, il Torino è una squadra che può mettere in difficoltà chiunque, quindi dovremo essere bravi a giocare di reparto, a giocare di squadra e a capire quali sono i loro pregi e cercare di sfruttare lì dove ci sono i loro difetti. Buon pomeriggio mister, che partita può venire fuori da due squadre che comunque sono organizzate, sono Torino chiaramente è una rosa più di qualità, però il Parma è un po' simile al Torino oppure no, anche per questioni di caratteristiche di alcuni giocatori, perché anche il Parma cerca di andare a prendere alto la squadra avversaria, cerca comunque di impedire, no? Lo sviluppo del loro gioco. Ma loro quando, a parte che adottano un sistema di gioco nel costruire, che spesso e volentieri è un 3-4-2-1 o che a volte si trasforma in 3-5-2, anche se con il Milan poi abbiamo visto che per ribaltare la partita sono passati al 4-4-2. Devo dire che il modo di interpretare la fase difensiva è diversa dal Torino, è proprio una squadra che ti marca a uomo, cioè nel senso vengono a giocare a uomo a tutto campo, quindi questo sta a significare che per fare questo tipo di gioco nella completezza della squadra è una squadra molto fisica, tant'è vero che se si va ad analizzare spesso gli scontri tra Atalanta e Torino, che sono due squadre molto simili, spesso e volentieri una delle poche squadre che può competere a livello di fisicità con l'Atalanta è proprio
col Torino, quindi nel complesso credo che noi si giochi un po' più di reparto, no? È chiaro che sono due organizzazioni diverse, ma io penso che l'organizzazione e il modo di interpretare le partite dipenda anche dalle caratteristiche dei propri giocatori. Quanto pesa l'assenza di Darmian in un sistema che ormai sembra quasi essere, anzi, collaudato, diciamo senza quasi, perché comunque in due o tre partite Darmian ha fatto vedere una notevole svolta? Matteo è un giocatore importante, credo che a parte la partita con la Lazio, dove ha rispecchiato un po' l'andamento di tutta la squadra, ha fatto due ottime partite sia contro il Cagliari che contro il Sassuolo, però sotto questo punto di vista c'è il dispiacere che mi manca, che comunque manca un giocatore, ma c'è la consapevolezza e la tranquillità che lì dove dovessi scegliere di far giocare o uno o l'altro, in questo caso Laurini, non ci dimentichiamo che nella vittoria di Udine Laurini è stato uno dei migliori in campo, quindi sotto quel punto di vista sono abbastanza tranquillo. Toro, una squadra che credo abbia fatto il 30-31% dei punti nel secondo tempo e in rimonta. Un dettaglio, un numero che può farti pensare, non so, anche a delle scelte particolari in un secondo tempo? Ma innanzitutto sta a significare che la completezza della rosa, no? Il fatto di avere un numero di giocatori importanti poi ti permette magari di fare dei cambi e migliorare l'andamento della partita. E, come ho detto prima, è una squadra molto fisica, quindi se andiamo in campo a giocarcela sull'uno contro uno personale a livello fisico, possiamo avere difficoltà, perché loro questo tipo di partita riescono a portartelo fino alla fine. Come ho già detto prima, dobbiamo essere bravi quando abbiamo la palla a giocare in maniera pulita, perché lì dove c'è una squadra che ti viene a aggredire velocemente devi essere bravo a volte a farli uscire a vuoto, ma soprattutto a non metterti in difficoltà da solo. E quindi ripeto, sapere le qualità della squadra avversaria a cui andiamo a affrontare domani e cercare di giocare in base appunto alle loro qualità. È chiaro che non tutte le partite sono simili, e quando si va in campo bisogna sapere che squadra si affronta. Si affronta una squadra forte in tutti i reparti, completa. Leggo che hanno recuperato Lukic e Iago Falche, quindi sono due giocatori che potrebbero giocare tranquillamente dall'inizio, forti, quindi bisogna ragionare sulla completezza della rosa loro, ma bisogna ragionare soprattutto sul fatto della volontà da parte nostra di mettere le difficoltà, sulla volontà da parte nostra di concedergli il meno possibile, sapendo che di fronte abbiamo una squadra forte. Chiedo di Hernani, lo hai utilizzato un po' in tutti i reparti, centro-sinistra, centro-destra, centrale, mi sembra che dei nuovi arrivati sia quello che si è integrato meglio, subito, non so. Darmian penso che sia integrato benissimo, Laurini quando ha giocato penso che abbia fatto bene, Kulusevski penso che abbia fatto bene, quindi sta facendo bene, ma penso che anche gli altri. Cosa ti ha lasciato, cosa ha lasciato a te e alla squadra la vittoria su Sassuolo arrivata così, cioè strameritando, ma arrivata alla fine? Cosa vi ha lasciato col senno di poi, cioè a freddo? Ma è chiaro che ti lascia l'aspetto positivo sul fatto che vuol dire che la squadra ci ha creduto fino all'ultima circostanza, fino all'ultima palla. E dove chi è andato a battere una punizione è andata per sicuramente in maniera determinata, in quel caso che era Hernani, e gli altri che sono andati dentro per cercare di far gol. E l'aspetto positivo è appunto è che una squadra ci deve credere sempre fino alla fine. E l'aspetto negativo è che una prestazione del genere, con tutte quelle situazioni da gol create, non dobbiamo arrivare a fine partita con il dubbio di portare a casa un risultato. Ecco, migliorare sotto quel punto di vista, dove magari si hanno delle possibilità di far gol, di concretizzarle, e bisogna fare il massimo per cercare di far gol. Detto anche che comunque è stato annullato un gol regolare, quindi com'è? No, ci mancherebbe. No, ma infatti non era una critica, sto dicendo, detto anche sul fatto negativo, comunque che un gol regolare avevamo fatto, quindi però se bisogna ragionare sulle partite fatte in casa, l'aspetto da migliorare è che secondo me le tante occasioni con la Juve, con il Cagliari e lo stesso con il Sassuolo, di cercare di concretizzarle. Inglese come sta? Bene.
queste due partite in casa, no? Si capiva che erano importanti. Adesso, alla luce di questa vittoria di cui parlava lei, quanto è importante ancora questa col Torino? Al di là che tutte le partite sono importanti, luoghi comuni, però insomma. Ma è importante perché giochiamo in casa. È chiaro che per il tipo di gioco che fa il Torino molto probabilmente si esprime bene anche fuori casa, no? Perché è una partita che loro affrontano nella stessa maniera sia quando giocano in casa che quando giocano fuori. E, consapevole del fatto che abbiamo portato a casa 3 punti, ma questo non ci deve indurre a pensare che domani la partita sia più semplice o che affrontiamo una squadra battibile facilmente. Dobbiamo fare di tutto per cercare di portare a casa un risultato. Non sarà una partita semplice, ma noi dobbiamo essere consapevoli e vogliosi e determinati per cercare di portare a casa un risultato, indipendentemente dal risultato positivo che è arrivato con il Sassuolo. Anzi, bisogna resettare. E bisogna ragionare con equilibrio, come ho già detto post Roma con la Lazio, sia quando il risultato è negativo sia quando il risultato è positivo. Noi abbiamo delle caratteristiche che non possiamo mollare di un centimetro, quindi quando andiamo in campo dobbiamo andare in campo come se fosse l'ultima partita, cioè quella decisiva, e significa dare tutto.